È stato il teatro della Compagnia di Firenze ad ospitare la seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare la festa della Toscana, primo stato nel 1786 ad abolire la pena di morte. In apertura, la platea, composta da autorità istituzionali, politiche, militari e religiose, è stato proposto il messaggio audio inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre, che tra i temi toccati ha ricordato i lavori della Commissione monocamerale straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo ed antisemitismo, ponendo particolare attenzione alle implicazioni sociali e culturali del fenomeno hate speech. L'anno scorso la festa della Toscana non la potevamo fare perché eravamo in pieno Covid, eravamo in una situazione in cui vivevamo anche più di 15.000, 16.000 contagi a settimana e oggi che ne abbiamo 3.200, così come l'anno scorso vivevamo anche 70 morti il giorno, ieri sono stati 4 in Toscana, con ospedali che avevano anche un'occupazione che andava a 3.000, con quest'anno che invece sono 315, la festa della Toscana l'abbiamo potuta rifare e l'abbiamo potuta rifare come avviene da 20 anni, dal 2001, anzi la prima manifestazione la fece il Comune di Firenze nel 2020, all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica, sì, ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema ratio, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti, contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana. E questo è un gran bel segnale, sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi è attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni e credo che questa sia una giornata importante perché deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere e può testimoniare di essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. Giornata fondamentale perché è una giornata soprattutto di riflessione intorno a un primato che la Toscana ha, ovvero la prima terra in tutto il mondo ad aver abolito la pena di morte. Giustamente questo giorno è diventato la sua ricorrenza prioritaria, ma appunto abbiamo collegato questa giornata a una riflessione sui diritti, sui nuovi diritti anche, ovvero quelli che spesso vengono lesi dall'utilizzo delle moderne tecnologie e sappiamo bene che questo accade quotidianamente.
perché ancora oggi non c'è una cultura formata sul tema e quindi anche come Consiglio regionale abbiamo voluto dare questo contributo. Sarà una giornata molto intensa, si apre questa mattina con bellissime relazioni che ascolteremo con interesse. Credo poi che questa toscanità, questa Toscana dei diritti debba essere celebrata tutti i giorni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, perché sappiamo bene che alimentare la cultura del rispetto dei diritti richiede molto sforzo, è una pratica quotidiana in tutti i luoghi in cui ci possono essere soprattutto giovani che hanno la titolarità del loro futuro e soprattutto la responsabilità di costruirlo. La giornata di oggi, anche come ufficio di presidenza, abbiamo fortemente voluto questo tema perché è un tema assolutamente attuale. Io penso che proprio in relazione al tema scelto per combattere il linguaggio d'odio, per combattere quanto troppo spesso succede sui social, fin dalla più tenera età si possa pensare di dedicare la festa della Toscana a chi ha fatto del linguaggio e con il linguaggio la storia dell'umanità e la storia nostra, e quest'anno ne ricorre il 700° anno, che è Dante. Io penso che nel combattere il linguaggio d'odio, nel combattere certi tipi di svilimento proprio della comunicazione, si possa pensare a Dante, che con il linguaggio ha costruito la storia del mondo e ha costruito un monumento della civiltà tutta. E proprio in occasione di questa ricorrenza io penso che appunto la festa della Toscana possa essere più che mai dedicata a Dante, la Divina Commedia, a quel linguaggio magnifico, soave, con cui Dante ha descritto appunto tutto quello che ci circonda. Presente anche il segretario di presidenza della Camera, Luca Pastorino. Una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia, e diciamo oggi diciamo, rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, e beh, insomma, quanto di meglio si possa fare. Poi io provo sempre a fare esercizio su me stesso, parlando, per dire, con mio figlio che ha 19 anni, che faccio fatica sempre a interpretare un po' per quello che vuole fare, per quelle che sono le sue aspettative. Io credo che trovare il modo giusto e le parole giuste per veicolare messaggi su valori fondamentali, messaggi però che arrivino fino alla fine, fino al nostro interlocutore, in questo caso le nuove generazioni, sia quanto di più importante dobbiamo fare. Partire da iniziative, manifestazioni come queste, veicolate sui territori, piccoli o grandi che siano, e dirle con le parole giuste. Non è facile, la senatrice Segre ha sempre le parole giuste, non l'ha dimostrato in tante occasioni pubbliche nel suo impegno sulle scuole, no? Ecco, però la senatrice Segre è portatrice di un valore che si porta da solo per la sua storia e per quello che è stato. Chi fa politica come me deve essere in grado comunque di trovare la chiave di lettura giusta attraverso queste iniziative, ma attraverso un linguaggio che sia comprensibile, che arrivi fino in fondo, perché questo è fa parte di quello che è la nostra missione. Oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo, significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio. Quindi credo che la festa della Toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà, quei principi di democrazia che sono nati, se vogliamo dirla così, con Pietro Leopoldo, ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana
significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria scrivesse pubblicasse dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. E chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e delle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete e i social, e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi, per fortuna, nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti, allora va spiegato semplicemente questo: che sui social si vive come si vive nella società, e la Toscana, che è terra da sempre di diritti e anche di rispetto, perché io oggi credo che la Toscana debba fare della parola orgoglio una propria bandiera. La Toscana deve essere orgogliosa di quello che è. Oggi è la festa di tutti i cittadini e le cittadine della Toscana, di chi ha scelto di vivere nella nostra regione, di chi è nato nella nostra regione e ha l'orgoglio di vivere nella regione più bella del mondo. Nel corso della giornata è stato inoltre firmato il manifesto per la comunicazione non ostile di fronte agli studenti di Rondine, cittadella della pace, realtà da anni impegnata nella riduzione dei conflitti armati nel mondo e nella diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. C'è questo patto che oggi andiamo a siglare, e in questo patto noi vogliamo sottoscrivere un manifesto, che è il manifesto per le parole non ostili. La Toscana deve essere avanguardia anche su questo. Dobbiamo iniziare noi politici a usare il linguaggio adeguato. I numeri parlano chiaro: su 800.000 tweet che sono stati esaminati da inizio dell'anno a ottobre, il 68% usa linguaggi d'odio. Non so se capite la potenza del problema. E allora i linguaggi d'odio, soprattutto verso le donne, e molto spesso quel linguaggio d'odio si trasforma in violenza, violenza fisica. Noi dobbiamo lavorare insieme alle ragazze e ragazzi, oggi è solo l'inizio, andremo nelle scuole, costruiremo cultura civica, lavoreremo insieme perché la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia. La Toscana anche con questa tessera completa un mosaico di tolleranza, di intelligenza, di democrazia molto alto. Per prima, oltre che aver abrogato la pena di morte, pone un manifesto su un uso cosciente, consapevole dei social, degli strumenti legati alla rete, che sono una grandissima opportunità per tutti noi. In ogni momento ci consentono di comunicare, di confrontarci, di scambiarci idee con ognuno in ogni parte del mondo, ma nello stesso tempo sono anche ricche di insidie pericolosissime, in modo particolare verso i giovani, che sono quelli più digitali, sono nati con lo smartphone in mano, ma non conoscono tutte quelle insidie che dentro vi sono. Il Corecom su questo si sta impegnando per il patentino digitale, che è proprio una sorta di educazione all'uso dei social e dello smartphone. E quindi è importante quello che la Toscana sta facendo su questi temi. È fondamentale la sinergia che si sta sviluppando tra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Consiglio della Regione Toscana, l'Ufficio di Presidenza con il Presidente Mazzeo, per sviluppare insieme delle azioni concrete a livello scolastico, con il coinvolgimento degli alunni, delle classi, delle scuole delle regioni, e anche per assicurare all'azione dei docenti, delle scuole nel suo complesso, il necessario sostegno, il necessario affiancamento per sviluppare in modo efficace le tematiche su cui si fonda il nostro ordinamento, in buona sostanza, dalla legalità, dalla solidarietà, alla convivenza civile. Tutti temi estremamente importanti che vanno nella direzione di affermare un diritto alla cittadinanza attiva da parte degli studenti.